Non sono un economista, sono un fisico, sono stato costretto a prendere anche quest'ora dell'economia per tutta una serie di questioni. Volevo riprendere quanto fatto vedere prima da Ezio Corradi per le sorgenti sismogenetiche. Lì c'è la manifestazione massima di legalità istituzionale, perché quel progetto lì che riguarda la Brescia Verona è stato poi assoggettato al parere del massimo organismo tecnico dello Stato, che è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha detto: caro General Contractor e caro RFI e cari Taffer, vedete che voi avete utilizzato le norme tecniche costruttive del 1996 e avete omesso di utilizzare le norme tecniche del 2008, ma ancora di più avete omesso di considerare la riclassificazione sismica del territorio fatta con ordinanza del Presidente del Consiglio del 2003. Sapete qual è stata la risposta del General Contractor e di Taffer delle Ferrovie? Sì, vabbè, lo sappiamo, però avremmo speso molto più soldi. Vedete che poi veniva messa in discussione anche la stabilità idraulica. Avremmo dovuto riprogettare e quindi avremmo perso tanto tempo. Questa papale papale, attenzione, c'era una delibera della Regione Lombardia, prima di andare in conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare, che diceva: vi dovete rifare per quanto riguarda l'analisi sismica, a parte il fatto che le norme tecniche nel studio di impatto ambientale fanno riferimento esplicitamente all'analisi sismica, no? Ma noi ci troviamo di fronte a fare una guerra con la stessa istituzione, con le istituzioni. Qui c'è una sorta di anarchia istituzionale, un nuovo simbolo probabilmente, dove ogni giorno succede qualcosa di diverso. Sapete che cosa è successo ieri? C'era un ricorso per appunto il progetto alta velocità Brescia-Verona al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, ma mica per le motivazioni di merito, magari l'ha rigettato per mancanza di legittimazione. Sapete perché? Perché erano in tantissimi aver fatto il ricorso, una roba assurda, una cosa probabilmente nuova. Quindi ci si trova di fronte non solo a fare una resistenza sul territorio, ma rispetto ad un legislatore che ogni giorno ne produce una diversa, se fa vedere la prima slide, e che ogni volta che poi si fa a livello di giurisdizione per l'anomala posizione del Consiglio di Stato, perché è assurdo che ci sia un secondo grado di giurisdizione e ultimo che sia contemporaneamente consulente organo ausiliare del governo e secondo grado di giurisdizione amministrativa, un conflitto di interesse palese, evidente, ancor più dopo che hanno messo in Costituzione il famoso giusto processo, quindi implicando una posizione terza dell'organo di giurisdizione che avrebbe dovuto poi valutare i ricorsi. E l'ha detto Zipari, la legge obiettiva, ma non è morta per niente. La legge obiettiva è viva, è opera in mezzo a noi. La legge obiettiva è applicata nel procedimento iniziato oggi, ieri, per l'attraversamento di Vicenza. La legge obiettiva è applicata per la Valdastico Nord. La legge obiettiva la troviamo in ogni momento applicata, anche con i nuovi progetti. Una legge che lo stesso cantone definì criminogena e che poi lo stesso cantone, comunque l'autority che lui preside, con una delibera su richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture, disse è applicabile se il procedimento è già iniziato, però con una genericità evidente, no? Nel caso di Vicenza non era nemmeno iniziato il procedimento. Noi abbiamo un attraversamento per 6 km sottoposto alla zona di impatto ambientale, dove la zona di impatto ambientale è stato il primo livello di progettazione.
con tutte le implicazioni e le riserve e gli errori od orrori impliciti alla valutazione stessa. Lo stravolgimento della via. Nel decreto di ricepimento di Galletti, del ministro Galletti, c'è un totale stravolgimento del procedimento di via. Viene annullato quello che era un regolamento attuativo e disciplinante di studio di impatto ambientale. Viene annullata la componente chiamata sanità. E se voi andate a vedere il codice ambientale, una delle motivazioni fondamentali dello studio di impatto ambientale non solo è la compatibilità della tutela degli ecosistemi, ma fondamentalmente la tutela della salute, in coerenza con il principio di precauzione. Beh, Galletti ha azzerato l'intero regolamento attuativo, ha azzerato l'analisi costi-benefici. Zipari ha ragione, l'analisi costi-benefici non è che decide, concorre alla decisione. Nel documento, nel regolamento attuativo non solo c'è la valutazione economica, ma c'era anche la determinazione del costo-opportunità. Tu dimmi, caro mio, quanto vale questo e qua, perché in contesto di risorse scarse come queste qui, e saranno sempre più scarse se questo paese dovrà applicare, lo sta già applicando, il fiscal compact, questa riduzione di un ventesimo, questa convergenza verso un rapporto debito prodotto interno lordo al 60% dall'attuale 132%, voi capite che è un suicidio collettivo. Beh, rispetto a un costo opportunità che quel DPCM del 177 obbligava e che Galletti ha annullato nel decreto di ricepimento della nuova linea, quantomeno dava, come dire, un'indicazione al politico, al decisore pubblico, di poter discriminare tra utilizzo di risorse scarse in un contesto come questo. Altra illegalità, prima vi ho detto delle illegalità riguardante l'applicazione della via su quel progetto, e l'illegalità riguardante l'indebitamento del 3%, vi sfido ad andare a vedere sia il trattato di Maastricht, sia il trattato di Amsterdam e sia l'attuale trattato di Lisbona. Addirittura si può sforare il 3%. Poi si sono inventati un trattato bilaterale internazionale, si chiama Fiscal Compact, con un equilibrio di bilancio. Equilibrio di bilancio poi, a sua volta, che la ereditavano da un regolamento del 97. Noi ci troviamo in una condizione veramente incredibile, dove un regolamento che nella gerarchia delle fonti nemmeno esiste, rispetto ad un trattato che è equipollente ad una Costituzione, beh, il regolamento ha emendato il trattato e non è successo nulla. Allora, noi ci troviamo in un paese in cui, per le questioni riguardanti il finanziamento degli interessi del debito, noi dal 2012 a oggi di interessi sul debito pubblico abbiamo pagato 575 miliardi di euro. Questo è il livello di interessi su questo debito. Quindi la necessità di analisi costi-benefici deriva anche da questo aspetto. La ristrettezza di risorse per andare a rispondere a vincoli comunitari e con prospettive folli di crescita. Materie prime secondarie, sul codice appalti, 67 provvedimenti attuativi, ne devono ancora emettere altri 43. Mancano cose fondamentali come il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il rating di impresa, il rating di legalità e la porcata del dibattito pubblico. Prima qualcuno giustamente richiamava Arus. C'era lei
codice non c'è, è stata l'ottava commissione a introdurlo, quindi non lo volevano proprio questo dibattito pubblico sulle grandi opere, ed era specificamente richiamato il modello francese. Invece che cosa è successo? Addirittura i francesi l'hanno considerato un diritto costituzionale e messo all'interno di una carta che ha legato la Costituzione. Questo è un escamotage, poi in caso di modificazione non deve la capziosa e lunghissima procedura di modificazione costituzionale. Vado avanti. Il modello italiano. Praticamente nel modello italiano è chi deve costruire l'opera che va a nominarsi il soggetto che deve coordinare il dibattito pubblico. È un qualcosa di indecente, e questa serie di soggetti sono selezionati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture. Vado avanti. Poi è limitato, per esempio, nella normativa italiana ci sono delle esenzioni gravissime: gasdotti, metanodotti, centrali, impianti chimici, siti di stoccaggio nucleare, insomma, tutte le grandi opere a maggior impatto ambientale, è vietato il dibattito pubblico. In Francia non è così. È praticamente il dibattito pubblico, ma vi faccio vedere, vedete per esempio la Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico come rappresentativa di tutte, le figure sociali. Adesso vi faccio vedere quella italiana, la successiva. Dibattito socio documentale, costi a carico della stazione appaltante, quindi dello Stato. Eccole qua. Esclusi impianti energetici, gasdotto, oleodotto, le trivelle, centrali chimiche, impianti nucleari. Rientrano nella soglia però devono pure rientrare nella soglia dimensionale, quindi avere un valore da 200 a 500 milioni. E il dibattito può essere chiesto da 50.000, vado avanti, 50.000 elettori. Dibattito gestito da un coordinatore, cioè è la riga. In più ci sono rappresentanti della conferenza Stato-Regione, delle province italiane e tre esperti nominati dal Ministero della Infrastruttura. Proprio la negazione di quello che è il modello francese. Vado avanti. Un istituto di monetaria partecipativa lontano e nell'indulgere dal modello francese, che studia opera elevata in impatto ambientale e che demanda al proponente l'opera la identificazione del soggetto coordinatore. Questa è una curva che la dice moltissimo, no? Su quanto è avvenuto in questo paese negli ultimi programmazione che era stato dal ministro, come si chiama quello del Rio, in tutte le sedi decantato come quasi la panacea di tutti i problemi della pianificazione. Stiamo ancora aspettando il documento poliennale di pianificazione, non c'è. Ha demandato il tutto a connettere l'Italia, fa bisogno di infrastruttura e con 100 opere strategiche. 100 opere strategiche che il nuovo ufficio di missione creato dal ministro del Rio, dopo aver sostituito uno come Incalzi e uno ancora migliore di Incalzi, si chiama Signorini, e che fa il direttore generale della regione Liguria e si interessa del Terzo Valico, e poi è venuto il professor Cascetta dell'Università di Napoli. 100 opere strategiche per legge, quell'ufficio di missione avrebbe dovuto assoggettare all'analisi costi-benefici le opere, non ne ha assoggettato nemmeno una.
ma c'era dal 2011 una legge dello Stato che obbligava a fare un'analisi ex ante ed ex post degli investimenti. Non hanno fatto assolutamente nulla, tranne delle linee guida, non hanno fatto nient'altro. Vabbè, questo è il fondo finanziamento infrastruttura per il 2017. Di euro, cioè una cifra in mezzo, va bene che sono stanziamenti di competenza e non di casa, che poi l'altro grande equivoco è questo qui, ci sono i soldi come allocazione di competenza, poi devi vedere questi soldi sulla base dei vincoli comunitari e dei problemi che tu hai se vai a erogare o meno, sennò diventano residui passivi e poi vanno in perenzione amministrativa che sono cancellati dopo un certo numero. Vado avanti. Con questa classificazione voglio evidenziare una cosa. Le montagne di soldi che sono state trasferite, per esempio qualità della rete ferroviaria, no? Noi 4,08, quanto il dato medio è 4,3, cioè una montagna di soldi concentrata in particolar modo sugli investimenti ad alta velocità e che è portata a che cosa? Ad una regressione della qualità della rete ferroviaria. Vado avanti perché mi ho tanti. Questo non so chi li chiamava. Questa è la valutazione fatta dalla Corte dei Conti Europei sugli investimenti a alta velocità in Italia, Spagna, Germania e Francia. Dice, ma che avete fatto? Sono linee costosissime, mediamente un minuto risparmiato. Al primo posto sono i tedeschi, stranamente, e la Stoccarda-Monaco. E al secondo posto la Milano-Venezia con un costo medio a chilometro di 82 milioni. Noi abbiamo fatto un conto, per ogni un minuto risparmiato la Milano-Venezia costa 500 milioni di euro. È evidente che poi all'interno della valutazione dei costi di investimento non hanno messo solamente, non hanno messo i binari, hanno messo gli espropri, le compensazioni ambientali. Va messa la rete a 25.000 volte in corrente, no, vengono messi l'elettrodotto di servizio a 132.000 volte, vanno messi gli interessi di preesercizio e tante altre belle cose. Alla fin fine sta di fatto che un minuto di risparmio sulla Milano-Venezia costa 500 milioni di euro, con una linea che non è in saturazione. Sulla Milano-Venezia, mediamente, ci transitano 182 treni. Come noto, una linea normale a due binari va a 250. Se introduciamo una banalizzazione, se modifichiamo il sistema di controllo marcia treni, ci vanno, eleviamo anche la capacità della linea. Vado avanti. Corte dei Conti. La stessa Corte dei Conti che dice, la dovete fare. L'analisi costi e benefici. L'analisi costi e benefici da un soggetto indipendente è stata fatta nel mese di maggio di questo anno e per la Brescia Verona e per la Verona Padova complessivamente era negativa per 4 miliardi e 200 milioni di euro. L'analisi costi e benefici andiamo a vedere quindi. Dobbiamo verificare se c'è una redditività sociale. Questa analisi finanziaria non la fanno proprio. Perché non la fanno? Perché sono linee che non hanno una domanda adatta da poter poi soddisfare quelli che sono i costi di investimento, i costi di gestione. I trasferimenti dello Stato e delle ferrovie sono pari a 8 miliardi di euro all'anno, più 4,5 per il fondo pensione. Poi fa davvero ridere quando qualcuno va e dice il margine operativo lordo è positivo per 200 milioni di euro. Trasferimenti consistenti, spesi in particolar modo per la linea alta velocità che riguarda il 12% della domanda dei trasporti italiani, con distruzioni territoriali, il professor Zibo che ha parlato del Mugello, io parlo della Torino-Milano, parlo di quello che è successo tra Treviglio e Brescia, faccia Ezio, e quello che probabilmente succederà. Il ministro delle infrastrutture ha nominato Marco Ponti
capo della, diciamo, della struttura per fare analisi costi benefici, Marco Ponte è proprio colui che il 19 settembre a Roma ha presentato nell'ufficio della stampa internazionale l'analisi costi benefici e dove dà il valore negativo di 2 miliardi di euro per la Brescia Verona e di altri 2 miliardi e 8 per la Verona Padova. Quindi ha tutti gli elementi in mano il ministro per poter intervenire in questo dispendio di scarse risorse pubbliche. No, vado avanti fino in fondo, vado avanti. Prima 3 miliardi e mezzo di giochi derivati finanziari fatti dalla struttura delle ferrovie per finanziare l'alta velocità che a carico dei soldi di notti. Vado ancora avanti, fino in fondo, vado avanti. Un attimo prima. Su questo progetto che vi dicevo prima, i dati sono quelli del piano dei trasporti del 1999, utilizzando un modello simulativo con le norme costruttive del 96, con l'omissione della variazione della classificazione sismica del territorio. Lo studio di impatto ambientale, sapete chi l'ha fatto per la sapete chi l'ha fatto studio di impatto ambientale della Verona Padova? Una società legata ai Casalesi. Va bene? Oggetto di interdittiva antimafia, comunicato al ministro, quello di prima, comunicato a Cantone, la risposta è stata, ma è Bubbico, vice ministro degli interni, risponde in Parlamento, però è fatto, non è che loro vanno a incidere, capite? Studio di impatto ambientale, questi qui, con l'aggravante che 3.000 veneti delle province di Padova, Vicenza e Verona sono assoggettati ad un inquinamento ambientale della rete idrica superficiale da sostanze perfluoroalchiliche. Bene, nella determinazione IVA non c'è una sola prescrizione, una, che faccia riferimento a strumenti di tutela e come intervenire su questo inquinamento gravissimo delle acque superficiali e le acque sotterranee.